Bentornati nella cucina di Teleponte, è un piacere ritrovarvi. Riparte anche per questa stagione televisiva questa trasmissione, riparte oggi ovviamente, vi tiene compagnia tutti i giorni della settimana. E come avete visto anche dalla sigla, saluto e ringrazio il co-conduttore, l'altro padrone di casa del lunedì, che vi illustrerà quelle che saranno tutte le novità di questa trasmissione, perché vi assicuro sono tante. Tra breve vi presenterò anche il cuoco, lo chef di questa puntata, ma saluto intanto l'avvocato per antonomasia, buongiorno, buongiorno il mio a amico tutti. Lucio Del Paggio. Adesso non so quando l'inquadratura si allargherà, vedrete che sono comodamente assiso ad un bel tavolo. Si capisce comunque, già si vede. Questa è un'altra novità. Intanto la prima novità è che siamo tornati alle origini con la sigla. Abbiamo pensato anche di cambiare qualcosa nella organizzazione della nostra trasmissione, che già di per sé, diciamo la verità, aveva un ottimo successo. Ma non ce lo possiamo dire da soli. Ce lo diciamo da soli. Diciamo. Eccola l'inquadratura larga, ecco, l'avrete capita, ecco, la novità qual è? È il nuovo scenario, perché abbiamo pensato che oltre a far conoscere i cuochi, i piatti, secondo quelle che sono le nostre teorie, cioè quella del territorio, della stagionalità, della salubrità, questa volta ci sediamo a tavola anche, cioè non facciamo gli assaggi fugaci che facevamo una volta, ma ci sediamo a tavola con un ospite o più ospiti e conversiamo amenamente di tutto quello che deve essere oggetto di un discorso nel convivio. Quindi si parlerà garbatamente di quello che ci circonda, delle cose che mangiamo, delle cose che beviamo, di quello che ci piace in quel momento. E per far questo, naturalmente, io a tavola mica posso stare da solo, perché non sarebbe più un convivio. Certo. Sapete che io a tavola da solo, fuori casa, non mi siedo mai. Cioè, io piuttosto che mangiare da solo a un ristorante, preferisco mangiarmi un panino o digiuno. Allora, presentiamo subito gli ospiti, cominciamo dalla signora. Cominciamo dalla signora Carla Iannetti, che si è prestata con grande garbo, grande gentilezza a questo mio pressante invito e che ho coinvolto in questa avventura. Carla è qui non soltanto perché è una bella signora, perché noi naturalmente teniamo molto alla classe, all'estetica e alla bellezza, ma perché io ho avuto modo di frequentare il suo antro, la sua cucina, che è una cucina stratosferica, nella quale, ecco, non c'è solo la bellezza dei mobili e dell'attrezzatura, la ricchezza dell'attrezzatura, ma c'è anche una grande abilità in chi troppo la manovra. Gentile, quindi ci circondiamo. Poi, tra l'altro, posso permettermi la citazione, gentile signora Chiara, questa bella signora è la figlia della signora Mirna, che del ristorante Tre Archi. Complimenti alla signora e complimenti alla mamma, quindi, ovviamente. La mamma è un personaggio straordinario della nostra ristorazione, abbiamo ospitata già tante volte anche qui nella nostra trasmissione. Carla ha appreso, ha cambiato qualche cosa, ma ha la stessa abilità, la stessa conoscenza della cucina. Ci spiegherete tra breve cosa farete prima di mangiare quello che il nostro cuoco preparerà, cosa farete in quel tavolo, almeno in questa prima puntata, che soprattutto servirà a spiegarvi quelle che sono le novità di questa stagione per quanto riguarda la puntata del lunedì della cucina. A proposito di belli, abbiamo qui uno chef giovane e bello, il nostro grande amico Davide del ristorante La Stazione, che oggi ci delizierà, noi siamo abituati alle sue delizie, con la sua pizza gourmet. Tre tipi di pizza molto particolari e poi magari cercheremo anche... Speriamo di farcela, perché oggi è il primo giorno di una trasmissione nuova, quindi io non sapevo quale fosse la novità agganciata a quella della Davide, cucina. Davide, ce l'abbiamo sempre fatta, ma non ce la facciamo... Abbiamo fatto cose anche impossibili, esatto. Quindi noi la novità la mettiamo sempre in tutte le cose, ma sempre che siamo capaci anche di inventarcela. Ci piace tantissimo, questa intanto, è una bellissima cosa. Intanto Davide, che è un bel giovane, quindi risponde un po' al cliché della nostra trasmissione. Certo. Grazie. Quindi attenzione a non scegliere gli ospiti, naturalmente poi li faremo diventare tutti belli. Posso dire una cosa? Sì. Io non ci sono abituata a questa distanza con lei. Mi vedo un po' lontano. Questa lontananza oggi la sto soffrendo. No, Davide, mentre parlava, vedi, perché le persone intelligenti, le persone brave, danno sempre degli spunti interessanti. Mentre stavamo qui conversando più del meno, ci ha parlato
di un hamburger che fanno loro lì alla pizzeria, alla stazione, fatto a mano ovviamente con la carne propria, scelta, selezionata, e che dobbiamo andare a provare assolutamente. Ma sai perché dico questo? Perché ieri sera, in una di queste trasmissioni che fanno sui canali del codice, c'è una trasmissione americana di un tizio, non mi ricordo come si chiama, che va in giro, va a assaggiare i panini. Allora, praticamente c'era un panino con un hamburger, ma ci fosse stato solo l'hamburger, ci sta il roast beef, le cipolle, cose, formaggio, poi praticamente era diventato così. Dopodiché quelli che lo compravano lì lo mangiavano, prima di mangiarlo lo inzuppavano in un brodo, una specie di brodaglia. Allora, quello l'esempio, è un esempio di tutte le cose che non dobbiamo fare. Teoricamente no, non le dovremmo fare noi. Dico bene, caro. Ecco. Ecco, allora, però ecco, il panino bello imbottito con una carne, insomma. Allora, l'hamburger su ce lo possiamo mangiare, quello in panino imbottito con tutte quelle cose che una volta a Boston siamo andati, io sono stato ad agosto. Tanto Davide può cominciare a lavorare. Sì, comincio a lavorare. Se no la pizza qua. Anche perché l'avvocato già parlava tanto, in piedi. Voi immaginatevelo seduto, comodo, nel suo habitat naturale. No, adesso andremo oltre l'una e mezza. Adesso tranquilla. Guardate, noi siamo seduti a tavola, però insomma questo tavolo, al di là adesso della ricchezza e la bellezza del tovagliato che portate, Carla, semplice, e dei bicchieri semplice, che ci stanno, non c'è niente qui, questo è un tavolo un po' però scarno. Lo vestiremo andando avanti, andando avanti lo arricchiremo, l'idea è quella proprio di arricchirlo con vero che l'avevamo pensato noi anche di dimostrare un po' ai nostri telespettatori come con qualche piccolissimo accorgimento la tavola può acquisire una ricchezza, un'eleganza che non è sfarzo, non è cosa, ma è un modo di presentare le cose in una maniera più garbata, più bella, più ordinata, un po' più raffinata. E poi comunque la tavola può avere tanti aspetti, no? Possiamo pensare a una tavola autunnale, una tavola natalizia, a una tavola elegante, una tavola più country. Quindi andando avanti, l'idea era proprio quella di vestirla a seconda di quella che è poi di quello che sarà lo sviluppo, di quello che lo chef questa avrà intenzione che di preparare. Hai scelto oggi una tavola semplice, giustamente hai detto, è una tavola che sta bene anche con una pizza. Certo, perché un tavolo certo di questo tipo è abbinabile a qualunque pietanza. Qualunque pietanza, è la base, esatto. È un tavolo base, esatto, è una base semplice che oltretutto va bene per qualunque tipo di cena o di pranzo. Però la possiamo sicuramente arricchire. Ecco, la prima cosa. È vero che arricchiremo questa tavola anche con degli ospiti extra cucina. Non solo, con qualche ospite. Intanto la arricchiremo con qualche bottiglia di vino, perché qua. Perché oggi. Oggi c'è nulla. Scusate, spieghiamo un attimo, può sembrare che stiamo improvvisando qualcosa, non è vero. No. Oggi è la prima trasmissione di questo nuovo ciclo, e quindi diciamo così che è una trasmissione di tipo programmatico, nella quale illustriamo quello che vorremmo fare. Trasmissione zero, no? Trasmissione zero, numero zero. Numero zero. Affidata a due ospiti, intanto che già sono straordinari, perché il nostro amico Davide, che qua dietro sta sferragliando, come vedete dai teleschermi, sta sferragliando, ci preparerà da oggi cose straordinarie, perché noi le cose normali, banali, cara Carla, non piacciono, non le facciamo. Ma lui è uno specialista nella pizza gourmet, poi magari ci spiega che cosa si intende per pizza gourmet. Sì, ma è pure quello che ci possiamo lasciare anche al discorso della tavola, quindi certo, la reinterpretazione comunque di creare un qualcosa che già esiste ma in maniera un pochettino più affascinante, tra virgolette, ok? Poi per quanto riguarda la pizza gourmet è ancora un attimino diverso, perché ecco, cerchiamo di fare piatti di cucina, abbinarli alla pizza e magari con qualcosa anche di con qualche discostamento, quindi magari si potrebbe fare una pizza e poi un piatto a parte per andare ad accompagnare, ok? Certo, la pietanza che è nel piatto con la pizza. Comunque per non dare sempre la solita proposta, per dare gusti innovativi, visto che la clientela lo ricerca, io adesso bene o male, avendo un'attività ristorativa, ho potuto constatare questo, che cioè, ok, la margherita è buona, la capricciosa è il classico, però uscire fuori dagli schemi premia, così come per l'hamburger. L'hamburger è un discorso che molta gente dice, ma sai, invece di andare a mangiare hamburger al pub, che comunque ok ci sta, perché sanno ogni anche, tanto sono il anche junk buoni food, in alcuni pub sono veramente è buoni. Una bella cosa, perché la patatina fritta con la maionese ogni tanto ci sta benissimo, però adesso quello dell'hamburger è diventato un po' una moda, no? Ricreare anche nell'hamburger il gourmet, quindi accompagnarlo con delle salsine delicate, con una. Io oggi faccio una pizza con una marmellata di cipolla rossa di Tropea,
che facciamo noi al ristorante, che fa la nostra cuoca. Quindi riproporre l'hamburger, però ecco, non in quel panino gigante, in un piatto con delle salsine accompagnate, magari con un French toast o con un pane, insomma, là, un panino al latte, per renderlo più appetitoso. Doppia avvocato, dobbiamo ricominciare con la terminologia. Basta, sì. Il French, scusa. French toast. No? French toast, toast French. Allora scriviamo, che noi dobbiamo fare sempre, La differenza tra il croque monsieur, come si chiama quelli? No, il crunch. Vabbè, ci stiamo sparlando. Come si chiama? Come si chiama quello con l'uovo? Leg toast? No, è francese, ma non mi ricordo. Vabbè. Prima l'ho detto, ma non ci avventuriamo in cose che non conosciamo, avvocato. Stavo dicendo che con tutte le cose che ha detto Davide qua, questo tavolo vuoto qui deve è un peccato, perché già l'acquolina in bocca. Dorothea, stavo pensando che qui però, per consumare un pasto a questo tavolo, i cuochi dovrebbero venire un'ora prima però di noi. No, allora, nel caso... Se durante la trasmissione prepara il piatto... No, nel caso di Davide, io so come lavora, la prima pizza, la prima base è già in forno. La prima pizza uscirà al massimo tra 10 minuti e un quarto d'ora, per cui voi potete cominciare già a mangiare. Poi, mentre prepara le altre, la prima la taglieremo, così diamo anche, diciamo così, un senso... No, vabbè, ma oggi al tavolo. No, un pezzetto di... Questa la potete odorare, questa è leggermente dolce, perché è stata fatta con una percentuale di zucchero un pochettino maggiore, però visto che mostriamo pure qui al tavolo... Io chiaramente prima la potete o provare o direi che la proviamo, perché questa o semplicemente odorare, leggermente dolce, però a meno che non ti piace la cipolla. Sì, però è una marmellata di cipolla, quindi comunque il dolce ci deve stare. Io la cipolla lontano, sì, no, va bene, che tanto noi ci mettiamo i piselli. Sì, okay. Delicatissime, è vero. Questa si può accompagnare bene anche con il formaggio. Assolutamente. Infatti questa pizza va buona. Questa pizza va con della pancetta del Valtidone, ok, messa quasi a fuori cottura, che quindi poi fa una semicottura con il calore stesso, della pizza, dei porcini saltati in padella e poi ci mettiamo del pecorino di grotta. Molto interessante. Su una base focaccia, oggi facciamo delle base focacce perché, perché poi ci sono delle pizze. Siamo proprio in ottime mani. In ottime mani. Anche allora, perché insomma la mozzarella io è un alimento vengo che... a trovare, perché devo ammettere, sono un pochettino gelosa di lei, avvocato, perché si è scelto il posto più comodo. Allora, siccome mi posso muovere da qui, e così diamo anche modo ai nostri telespettatori di vedere l'inquadratura completa, anche con questo angolo dedicato alla tavola, per lanciare la prima pubblicità. Sì. Però restate con noi, perché noi siamo ripartite e vi teniamo compagnia fino all'1:30. Pubblicità. Benissimo. Però, Eccoci di nuovo insieme. Allora, siamo ripartiti con la trasmissione di cucina, non mi stancherò mai di ricordarlo, perché la stagione è lunga, siamo solo all'inizio, ma come avete visto sono tante le novità, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione del lunedì. L'avvocato è seduto, io sono in piedi, già questa è la però, principale novità. Cara Dorothea, prima non ho fatto il tempo a dirlo, non è detto che poi debba essere io a stare sempre seduto, qualche volta ti puoi sedere tu e io riprendo anche il mio posto lì dietro, perché... Noi siamo intercambiabili. Oggi stiamo sperimentando questo nuovo modello che mi sembra simpatico, carino. Questo nuovo format, per usare un termine tecnico. Cara Carla, hai sentito che cosa sta preparando Davide? Molto interessante, buoni prodotti. È una cosa molto interessante il fatto di preparare la focaccia e poi condirla, perché questo lavoro lo fanno in molti, adesso penso se lo fanno o non lo fanno... Però dopo vedremo, dopo esprimeremo un giudizio. Un giudizio, sulla bontà di questa. Non farla troppo pesante, per non cercare di coprire i sapori, perché comunque la mozzarella di per sé, il fior di latte, copre abbastanza i sapori, appesantisce un pochettino. Visto che sono delle pizze particolari, le facciamo base focaccia, in modo che insomma riusciamo a discostare un po' più tutti i sapori presenti. Io vedi, Dorothea, mi auguro che questa nostra trasmissione possa presto varcare... Già ci sta su internet. Però io sono sempre terrorizzata quando lei propone le novità. Dovrebbe varcare i confini dell'oceano, andare pure negli Stati Uniti, per esempio. Ma noi siamo andati anche in Cina. Sì, lei non lei è andato in Cina e noi poi abbiamo... Però io approfitto della presenza di Davide, quando vedo un'altra trasmissione ho visto l'apologia di una pizzeria, non so di quale città americana, dove fanno una pizza in una maniera particolare che secondo me rispetta alle pizze nostre. E quindi come la fanno? Sai come la fanno? Mettendo, quelli dicevano che era la mozzarella, allora l'impasto
poi uno strato di mozzarella fresca, che non era mozzarella fresca. E formaggio, loro utilizzano un formaggio. Tipo il galbani. Sì, sì. E poi la salsa di pomodoro molto in carica, molto saporosa sopra. Per cui con la cottura il formaggio si fonderebbe con la pasta e sarebbe una cosa. Infatti quelli là che stavano nella pizzeria se la divoravano con molto gusto, ma secondo me perché loro non se hanno mangiassero una pizza come la facciamo noi. Assaggiato mai forse, o pochi hanno la fortuna di assaggiare le nostre pizze. Allora dicevamo. Una volta ho visto Masterchef dove facevano la pizza, però insomma non era una gran bella pizza. Non era una gran bella pizza. No, nonostante non era una gran bella pizza. Qui intanto la prima base è andata e la prima pizza la facciamo la prima, come allora, la prima focaccia, ecco, ci spiega un attimo. Andiamo a farcirla in che modo? Allora, Davide? Innanzitutto io intanto guardo l'orologio perché devo stare attento coi tempi oggi. Tranquillo. Allora, innanzitutto questa qui è una pizza con base, non è un impasto, è un impasto indiretto lavorato con biga, quindi la biga è un preimpasto, ok, come se fosse un lievito, una sorta di lievito madre dove va messa una piccola percentuale di lievito, dopodiché a questo lievito e sostanza zuccherina, questo lievito e questa sostanza zuccherina attirano i lieviti naturali che ci circondano e vanno all'interno di questa massa. Il giorno dopo si rimpasta e altre 24 ore dopo è pronta la pizza. Quindi una pizza ad altissima digeribilità, questo ci tengo a dirlo perché oggi la digeribilità della pizza è importantissima. Poi all'interno del nostro ristorante facciamo anche altre basi, faccio la pizza di kamut biologica, la senza glutine, faccio la tipo 1 macinata a pietra, quindi come fosse semi integrale, facciamo diverse tipologie di impasto. Questo è quello classico, insomma, lavorato in biga, quindi già un principio di digeribilità diverso ed importante. Allora, quindi questa qua è la prima base. Io adesso prima di preparare le basi, dopodiché andiamo al via, faccio un po' di cucina. La quindi, prima la facciamo con cosa? Quindi la marmellata di cipolle, la marmellata di cipolla rossa di Tropea, i funghi porcini, la pancetta del Valtidone e il pecorino di grotta. Questa è la prima pizza. Questa è la prima pizza. Tutte queste cose su una pizza. Su una pizza. Siete pronti? Sì, prontissimi. Come no? Fantastico. Vediamo l'ora. La seconda pizza invece verrà fatta con crema di piselli. Una crema di piselli, adesso abbiamo cotto appena i piselli. Appena cotte, adesso bisogna frullarli. In creta. La menta. Ci mettiamo poi delle piccole perlettine di un pesto alla siciliano, un pesto siciliano che andremo a preparare, dei funghi champignon. Dovrebbe essere finita. Io queste sono pizze che ho preparato questa mattina. Che lui crea, lui la notte non dorme. Dei gamberi a cognac. No, noi ci siamo sentiti ieri sera tardi, quindi io poi questa mattina, tra parentesi, colgo l'occasione per salutare i corsisti dell'associazione, perché io ho anche un'associazione di una scuola per formazione pizzaioli. Questa mattina è iniziato il terzo corso, loro sono al ristorante, sono con i miei soci che potete saluto. Salutare perché secondo me ci stanno guardando. È probabile che ci stiano guardando. Certo. E buon appetito perché staranno loro stanno mangiando. E poi grazie anche ai miei collaboratori, i miei soci, io sono potuto scappare qua perché altrimenti si fossi stato da solo. È ovvio, questo è un orario che per il ristoratore è un po' infelice, però questo è l'orario della trasmissione di cucina. Lui va a frullare intanto i piselli da mettere su questa pizza, sulla seconda pizza. La prima avete sentito quanti e quali ingredienti? Sì, adesso noi siamo curiosi di vedere come tutta questa marea di ingredienti si sposi, si amalgami, esatto. È vero? Perché quello è il segreto poi del piatto. In bocca come anche esteticamente, da un punto di vista estetico, certo. Si presentano sempre molto bene le pizze gourmet, quelle che lui chiama pizze gourmet, che sono, io a volte mi chiedo, e l'ho chiesto spesso anche a lui, queste pizze sono cariche e ricche di ingredienti, e sono ingredienti tutti forti, i funghi, i gamberi, cioè lui riesce a mischiare anche ingredienti che già da soli sono molto forti, però riesce a creare un'armonia, a creare un'armonia giusta tra i vari ingredienti. Io devo fare una domanda di carattere dietologico al nostro Davide. Davide, io mentre venivo in macchina, tornavo dall'Aquila, quando sono stato all'Aquila, ho sentito una trasmissione, ma così era una cosa molto sommaria, sulle diete. Sì. Vegetariana, vegana. Ma la pizza vegana esiste? Per i vegani? La pizza vegana può esistere. I vegani sono come degli esseri un po'. Ma i vegani sono coloro che non mangiano neanche. Quasi extraterrestre. Esatto. I vegani sono coloro che non mangiano neanche i derivati del latte. Quindi, allora io innanzitutto uso mozzarella senza lattosio sulla pizza. Quindi. Però per il vegano non va bene. Non sempre. Però per il vegano non va bene. Il vegano. Il vegano proprio esclude completamente tutto ciò che è di derivazione animale. Per lì non. Anche lì non. Lì non c'è.
Allora, la mozzarella del Sarrazzoso poi è un processo un pochettino particolare. Però c'è sempre, viene sempre dal latte, immagino. Per cui... Non c'è il lattosio, però. Cioè, viene però... estratto il lattosio, quindi so, poi lì è sempre un prodotto animale. Cioè, se io viene... Ho usato invece per i vegani la mozzarella di riso. Che però è... Io avrei voluto riprendere la faccia dell'avvocato quando ha detto che è terrorizzato. La mozzarella di riso... Mi direbbe quella impazzita in digiuno. Sì, no, in effetti è io sarei d'accordo, però mozzarella, insomma, quelle belle di bufala, quelle belle grasse, corpose, quelle cremose con l'acquetta che esce. Ecco. Un cucchiaio, per favore. Va bene. Prego. Allora, adesso però. Però certo, si possono mangiare certo. con delle grazie. Sempre nella fase programmatica che stiamo svolgendo oggi. Dobbiamo dire che adesso la settimana prossima scatta un evento importante, cioè si riapre la pesca. Oltretutto. E si riapre la pesca e scatta un periodo allora, particolarmente favorevole per le triglie. Sempre un po' d'olio. Esatto. Per cui la pesca delle triglie. Dovremmo fare le qualcosa sulle triglie. Si possono preparare tantissimi piatti. E beh, siamo arrivati. Io mi stavo avevo dimenticato che avevamo questo appuntamento annuale con le triglie. Dunque sarebbe il periodo delle triglie, avvocato? Adesso, dalla riapertura della pesca a ottobre. Fine settembre-ottobre. Noi facciamo tradizionalmente questa grande manifestazione sulla triglia, alla quale attribuiamo dei nomi un po' particolari, però sarebbe vero, simpatica, triglia sciolta, la squadriglia volante, la triglia, abbiamo fatto pure la triglia del Corsaro Nero. Perché, bellissimo, che ce l'ha fatto. Io ho difficoltà a portare avanti perché oggi mi fa, non so se è la prima puntata, non lo so cos'è. Però mi fa sorridere più del solito. Diciamo che è una trasmissione allegra, come sempre. No, diciamo che lei seduto... Sto bene? Sì, rende meglio. Lei seduto, avvocato, mi... Adesso tu immaginami pure con un bicchiere di vino qui davanti, come sarebbe ancora... Lo so, ma ci attrezzeremo per lunedì prossimo. Perché adesso, oggi, non eravamo preparati per un pasto, diciamoci la verità, Carlo. No, questa diciamo che è veramente una puntata di presentazione di quello che poi sarà il futuro, di quello che andremo a fare nelle prossime puntate. E l'idea era anche quella di invitare qualche produttore di vino, abbinare appunto il cibo con il vino. Insomma, tante belle novità. Ti faccio una domanda indiscreta, ma un giorno o l'altro, quando avrai preso un po' di confidenza con lo studio e cose? Ma qualche piatto lo fai pure tu, che sfissa che sei così brava. Anche perché figlia d'arte, voglio dire, la signora Mirna è bravissima, immagino. Lei è bravissima, in realtà io ho scoperto la passione per la cucina molto tardi, molto molto tardi, perché giustamente da ragazza la soffrivo, la ristorazione, era pesante, era un impegno non indifferente. Ma evidentemente qualcosa nel DNA è riemerso a distanza di tempo, per cui io cucino per gli amici, l'avvocato lo sa, ecco, non è che mi diletto solo a casa per gli amici, mi piace, mi piace, poi sono curiosa, ho questa curiosità per cui vado sempre alla ricerca, mi piace scoprire piatti nuovi, ingredienti, alimenti. E mi diletto, ma soprattutto mi diverto, perché a me la cucina divertimento e passione, è una passione. Ed anche oggi, Davide. E mi diverto Anche oggi da un piatto semplice, da una cosa semplice che è la pizza, che poi tanto semplice non è. Sembra semplice, ma non lo è assolutamente. A partire dall'impasto, proprio lui prima ce lo stava facendo notare, i vari processi di lievitazione. E quindi partendo, no? Assolutissimamente. Sembra un piatto facile, ma in realtà è abbastanza. Come dicevate, da partire dall'impasto, perché io dico sempre che se l'impasto non è fatto bene, da quando sei mangiato una pizza? Perché ti lievita nello dentro. Si riforma la panetta originaria. Esatto. Si riforma, poi ricomincia a rilievitare, capito? Ecco. Quindi tu andi la sete della notte. È un incubo poi. Diventa davvero un incubo. Un po' così, al massimo. Intanto qui, tanto per far capire ai nostri telespettatori... Sono gamberetti surgelati. Allora, qui ci andavano le gote di gambero, però siccome vista la situazione, ci abbiamo messo invece i gamberetti, però gote di gamberi saltati al cognac, semplicissimo. Facciamo soffriggere un pochettino di aglio in camicia
con l'olio, dopodiché buttiamo giù i gamberetti a riduzione, saltiamo con un po' di cognac, di brandy, di rum, insomma, quello che ci abbiamo. Ok? Quindi questo sempre... sarebbero buoni così. Infatti stavo pensando la stessa cosa, sì. Sì, adesso sì. Io sto preparando il pesto alla siciliana. Intanto, come potete notare, le basi le abbiamo fatte, le basi ci sono adesso pronte. Devono solo essere abbiamo fatto una sorta diciamo di precottura. Sì. Adesso prepariamo quindi questo pesto alla siciliana. A base di ricotta, pomodorini. Ok, ci mettiamo un pizzico di aglio, un pizzico di pepe, pinoli e basilico. E qualche capperetto? Ma nella ricetta originale non ci sta, però ci starebbe anche molto bene. Cioè, poi se piace il cappero... A me piace molto il cappero. Allora, siccome noi facciamo i miracoli, qualche cappero per l'avvocato, secondo me lo troviamo, perché da questa cucina ci riserva sempre tante sorprese. Vedo c'è qualcuno dietro la telecamera che sorride, lo sa che il cappero c'è da qualche parte. Noi andiamo di nuovo in pubblicità e poi quando rientreremo immagino che cominceremo a farci già la prima pizza. Pubblicità. Eccoci di nuovo insieme, è arrivato il momento di farcire la prima pizza. Intanto sono sempre comodamente seduti, l'avvocato con la sua ospite. Noi intanto conversiamo come si conviene e prepariamo anche dei discorsi per il futuro. Pensando già ci a coordiniamo un attimo. Ci coordiniamo perché questa nostra trasmissione io credo che abbia avuto successo e piaccia per la sua spontaneità, per la sua semplicità. Noi cerchiamo di portare delle cose nuove, delle novità, delle cose originali. Questa volta vogliamo arricchire anche il modo di mangiare con l'arredo del tavolo. Sì. Perché con piccolissimi accorgimenti, un fiorellino, una decorazione, si può cambiare l'aspetto della il colore tavola. Dei piatti, il colore della tovaglia, la forma dei bicchieri. Certo. Allora, anche questo ha la sua importanza, oltretutto. Abbastanza semplici. Semplici da poter realizzare, semplici da poter mettere in tavola. Per cui anche la pizza, che è un piatto semplice, un tavolo ben arredato sembra ancora più buono. Come no? È importantissimo il tavolo, è importantissimo il servizio. È fondamentale. Sempre detto. Quando si Solo parla di sala, punto, no? Oggi è la prima puntata, io ho messo una maglia neutra, però me lo dovete far sapere, perché se c'è il tavolo elegante io mi devo. Anche i vestiti adesso, l'avvocato è sempre elegante. Lui è sempre impeccabile. Però noi ci dobbiamo adeguare. Se facciamo la tavola country, io mi metto la camicia country. Se facciamo la tavola elegante con champagne, io mi devo mettere l'abito elegante. Qui adesso dobbiamo adattare anche l'abito non solo al l'abito, tema della trasmissione, non solo l'abito, a quello che perché cuciniamo. Io ricordo ai cari telespettatori che hanno una buona memoria il colore dei capelli di Dorotea quando parlammo delle triglie. Cioè rosso? Rosa. Adesso non ho la base. Io ti avverto prima. Però se lei mi avverte prima, io ci posso prima. Anche pensare. Provare, ecco, quando parleremo del pecorino buccia nera, che è un formaggio, devi cambiare. No, ma soprattutto dobbiamo, se facciamo una tavola, come diceva lei, la cara Carla, country, non è che discriminiamo con la giacca, con lo smoking, assolutamente no. Io cerco per lo meglio sì la cowboy, però suppongo di no, però sempre legale. Noi ci possiamo provare. Mi metto una giacca sportiva, una camicia sportiva, più sportiva, ci sistemiamo secondo la bisogna. Che poi anche nel novero dei nostri amici, che noi qualcuno dobbiamo pure portare, abbiamo ieri, senza fare nomi, un nostro caro amico, credo che abbia in una località di mare molto vicino a casa tua, abbia cotto un intero coscio d'agnello. Bravo. Sì, è vero. Dovevo esserci anch'io, poi mi sono all'ultimo momento. I nostri servizi segreti sono potentissimi. Sono potentissimi, le informazioni corrono. Siccome alle 6 di sera stavano ancora là a gozzovigliare. Stavano lì a gozzovigliare. Sì, io mi sono astenuta perché, ecco, mi sono astenuta perché insomma abbiamo inanellato una serie di. Vedi, voglio fare una citazione. Siamo stati ieri a una giornata bellissima, un pranzo all'aperto a Nocella di Campli. Lo voglio dire che è stata bella. È una cosa che è stata organizzata da questo circolo Il Melatino della Nocella, con l'appoggio della società sportiva Campli Basket Mitica, la cui presentazione è avvenuta sabato sera. Abbiamo una squadra fortissima quest'anno, quindi vi inviterò a vedere pure le partite nostre. Abbiamo fatto un pranzo
a sostegno dell'AISM, della Società per la Sclerosi Multipla, e c'era tantissima gente, quasi 300 persone, che è stata una cosa veramente bellissima. Bella, bellissima. E vedere tutti questi giovani che ruotano intorno all'associazione, eccola, i giovani che ruotano intorno al Circolo in Melatile, tutte le persone che hanno visto, è stata una cosa veramente bellissima, bella bella, perché abbiamo unito la socialità, la convivialità, la solidarietà, una cosa stupenda è stata. Queste sono le cose che ci piacciono molto. Io comunque vedo Davide che ha già farcito, credo. Sì, sì, io sono una focaccia. Di solito chiacchiero tanto. Stasera, oggi non sono di tante chiacchiere perché altrimenti poi. Siccome sono cose nuove, tempi, sono delle pizze che ho studiato praticamente in notturna. Perfetto, quindi allora, sono delle novità e delle esclusive. Sì, sì, sì. Assolutamente sì. E quando Davide fa delle pizze particolari. In trasmissione, poi trova anche gente che chiede quelle pizze, dunque anche lui in qualche modo ci dà la misura della gente che ci segue, sempre con grande affetto, ovviamente. Ma noi certo. Li ringraziamo. Con molto piacere ho visto che ha usato per dare un tocco di cose il Ron Pampero, quello è il Ron che si beve nei peggiori bar di Caracas. Diciamo per sfumare, per cucinare va benissimo. Cucinare è buono, anche mette sul gelato, certo, cioccolato. Certo, pure io ogni tanto non guasta. Sì, vogliamo farne una più piccola? Senti, Dorotea, io volevo fare... Intanto andiamo cercando un ringraziamento, perché lì per lì questa mia richiesta era stata presa con un po' di perplessità, sì, non di scetticismo, sì, in questo tavolo. Le voglio ringraziare la proprietà della televisione che si è resa subito disponibile. E il mobilificio di Sante che ce l'ha regalato immediatamente. È stata veramente una persona squisita, tutta la famiglia di Sante, sono persone squisite. Quindi questo bel tavolo che noi abbiamo coperto è già bello di per sé. Era già bello, infatti l'ho visto. Qualche volta lo si può anche utilizzare, esatto. Magari con le tovagliette, con dei runner, qualcosa di esatto. Bene, noi per qui una cena, una grande, però ecco, siamo in una fase propedeutica e la mancanza di qualcosa da bere. Però oggi quando inviteremo. È solo simbolico il bicchiere, diciamo che il bicchiere è simbolico, però poi dalla prossima volta avremo sicuramente. Avvocato, esatto. Adesso stiamo passando a un qualcosa che le appartiene. Una frittura. Ah, è vero, io mi ricordo la trasmissione fatta con l'avvocato che. Io ho tentato di sovvertire delle regole che taluni medici e dietologi propugnano sul fatto che la frittura fa male. Fa male. E quindi ogni volta ritorniamo sull'argomento. Perché facciamo fritte oggi? Scusate, che cosa facciamo? È un funghetto fritto, ecco, per una sorpresa. È una sorpresa. L'altra sera ho fatto. Intanto la pizza la possiamo fare. Una bella scorpacciata in realtà di porcini fritti. Ah, i porcini fritti. No, i funghi fritti sono. Io perché il porcino lo metto sulla prima pizza, lo champignon invece su un'altra, quindi per me. Allora, certo, sono buoni e ne parlavamo venerdì nel corso della trasmissione, prima di tutto con Pasquale Di Ferdinando, che è un fungaiolo nonché l'esponente dell'associazione dei consumatori Robin Hood. Il cosiddetto, io almeno l'ho sempre chiamato lo sposo, è quel fungo che quando si apre rimane con l'anello sul gambo, per questo da qui insomma la definizione lo sposo. Non mi ricordo l'altro nome che ha, insomma l'altro nome comune che ha. E quello è buono soprattutto fritto, panato e fritto. No, si fa allora, quasi esclusivamente in quel modo. Io non so se modo. Parliamo dello stesso fungo, quello dello sposo io non ne sono mai sentito, ma il fungo che è specifico per la frittura è la massa di tamburo. È quella, esatto. Io non mi ricordavo adesso le mie. Dalle mie parti si chiama lo sposo proprio lo sposo, per questa caratteristica, perché ha l'anellino sotto. Sul gambo quando alla si apre. Base. È esattamente quello, ed è il fungo per eccellenza, insomma, che si fa. Dunque c'è un'altra data importante che ricade in questi giorni. È quella dell'apertura del calendario per la ricerca dei tartufi. Sì, adesso, fine mese, esatto. E del tartufo bianco. E del tartufo bianco. E anche si trova qui dalle nostre parti. Tanto, ci sono vaste zone ricche di tartufo. Sì, ho già lanciato. Allora, io ve la servo, Ma già siamo pronti? Per la prima sì, quindi ricordiamo una marmellata di cipolla rossa di Tropea, la pancetta del Valtidone, porcini e scaglie di pecorino di grotta.
Questa è la prima. Diciamo mamma pure mia. Che si presenta benissimo. Molto il piatto bene. Così perché lui con due piccole cose lo ha. Molto oggi bene, sporco, bello. Adesso, e quindi noi dovremmo assaggiarla adesso, punto, sì. Suppongo. Del tutto inaspettatamente, cara Dorotea. Ma cosa crede perché io le avevo detto ci quest'anno la invidia, avvocato? Scusa Dorotea, ti possiamo... ospitare. Oggi sono impegnata, quando c'è Davide io faccio l'aiuto chef, sì. Dunque quando ci sarà Davide con noi io sarò sempre dietro ai fornelli, immagino che ci sarò spesso dietro ai fornelli ma anche con grande piacere, però qualche volta siederò anche, assolutamente anche. Ma sì, assolutamente qualcosa la ospiteremo con noi, Dorotea è bravissima, in casi di emergenza. Ha preso pure lei le vesti, ha assunto le vesti? Sì, chef, quindi è preparato. La terza scena, esatto. Ah, ecco. Dobbiamo scrivere sempre un libro, io l'avvocato. Sì, però... dobbiamo scrivere adesso, faremo un capitolo sulla pizza, la focaccia condita. Sì, e quella non naturalmente è la focaccia può diventare indigesta, oltre che per se l'impasto non è fatto bene, anche se si raffredda. E quindi, cara Carla, dobbiamo mangiare la carne. Veramente mangiare, noi prendiamo la parola, anche perché Davide ci spiegherà, quella è la prima focaccia, loro stanno mangiando, così lo spieghiamo ai nostri telespettatori, la pizza gourmet, ovvero focaccia farcita con funghi porcini. Con funghi porcini, marmellata di cipolla rossa di Tropea, pancetta del Battidone e scaglie di pecorino. E invece l'altra, quella che stiamo preparando, perché qui abbiamo cotto dei funghi champignon. Allora sì, qua gli ho fatto un pochettino di precottura, adesso poi li passiamo. Sì, ancora l'assaggio, però il profumo. Friggiamo? In frittura. Io ho acceso intanto, anche se... vediamo un po'. Questa non è pronta. Non è pronta. Non ce la fa... troppo piccola. Vero? Non ce la fa buona. Salire. Voi cosa abbinereste come vino? Buonissima. E qui, cara, adesso sentiamo un attimo. Molto buona. Qui, siccome la pizza è molto saporosa, ci vorrebbe un vino, diciamo, bianco strutturato. Molto strutturato, secondo anche me. Un Beccerasuolo. Secondo me sulla pizza questo. Un barricato ci sta sempre bene. Un barricato, sì. Anche su questo, sì. Assolutamente. Questo è veramente deliziosa. Come ce lo vedresti qui? Ha una bellissima sulla pizza, armonia. Assolutamente. No, il buono è che questi sapori si fondono... È vero? È molto armoniosa, sì. E quindi buona. Non c'è prevalenza di un ingrediente di uno rispetto all'altro. Ottimo. Esatto. Oh Davide, se noi veniamo alla pizzeria e ti chiediamo una focaccia, gli vogliamo dare un nome? Gli vogliamo dare un nome? Hai fatto tu qualche pizza, non so, Dorotea? Ma non perché. Ancora no, ma siccome sto studiando il nuovo menù, quindi queste sono delle presentazioni del nuovo menù, quindi si può fare. Io tra l'altro ho un nome particolare, si potrebbe sposare bene con una pizza, voglio dire, per chi non ha mai sentito. L'abbinamento è vero. Come? Si potrebbe abbinare il tuo nome ad una di queste creazioni... Bravo Davide, di oggi. Però io ti dico cosa mi piace e tu ci metti magari gli ingredienti che mi piacciono, o no? Assolutamente sì. A me piace il tartufo, a me piacciono i sapori fortissimi. Ah, ma che escono bene i tartufi. Guardate che meraviglia questo colore di questa pizza. Ah, sì, questa è bella. Speriamo che ci riusciamo a friggere, eccola qua. Sì, sì. Speriamo che lo riusciamo a friggere, questa poi va con la menta. Speriamo che riusciamo a friggere i funghi perché altrimenti io ho l'alternativa. Ma come io miracoli li faccio, fritti. Oramai sono attrezzata per fare miracoli questa. In cucina. L'olio sta andando. Questa è veramente squisita, avvocato, veramente squisita. Mentre voi continuate a mangiare, ad assaggiare questa pizza, noi andiamo in pubblicità e poi rientriamo per l'altra, l'avete vista e tra breve l'assaggeremo, per la farcitura dell'ultima focaccia, della terza focaccia. Pubblicità. Oddio. Stiamo andando... Miracolosamente comparso sulla tavola anche un rosato per accompagnare, l'abbiamo detto, questa la è la cucina dei miracoli. La cucina di Teleponte è una la cucina dei miracoli. Paiono anche le cose più impensate. Sì. Carlo, facciamo un brindisi. Prego, avvocato. Di questa bella televisione e di tutti quelli che lavorano qui dentro, che sono persone bravissime. Eccezionali, brave. Io stavo dicendo a Carla prima, caro Davide, che qui dentro... Io sono il minore, l'esperto proprio, diciamo, meno pratico delle cose. Qui abbiamo anche i tecnici che sono dei grandi chef. Gourmand. E quindi? Degli amanti. Noi abbiamo, io lo voglio dire pubblicamente, così magari riuscirò prima o poi a farlo venire a cucinare, un collega che in questo momento è dietro
alla telecamera e si chiama Giancarlo, che è un cuoco bravissimo. È bravo come cuoco, preciso e ordinato in cucina. Anche Simone. Gli uomini però, così se ne... Simone è un buon mangiatore. Pietro, così salutiamo Simone, anche Pietro in novità. Regia. No, perché le Simone è anche curioso, perché io lo vedo che viene a chiedere spesso come. Sì. Quindi... Allora, diciamo che Giancarlo è un bravo cuoco, Simone è un buon curioso e Pietro ha una bella pancetta. Diciamo così. Bene, noi abbiamo assaggiato questa focaccia, il primo esemplare che è ottimo. Adesso il terzo. Buono. Per ovvi motivi non ce la faremo a farlo, la terza focaccia, che era quella con la riduzione di vino, che era pure una bella focaccia, però la facciamo la prossima volta. Adesso questa qua, la seconda, quindi io mi vado a ripetere un attimino. La seconda sarebbe questa. Sì, però la devo concludere ancora. Appunto, ma già così secondo me non era niente. No, così male. Già è bella. Esatto. Però forse adesso... Non è completa, però adesso la completiamo, la ripassiamo un attimino in forno. Allora te sì. Mi prendi tu la... Io ci riprovo ad andare a prendere, Mi sono, come vede avvocato, a me basta una volta scottarmi, dopodiché non lo faccio più. Dunque tiriamo fuori, ci mettiamo... Bravo, attento Davide. Di nuovo. Questo poi scotta. Questo scotta. Anche perché per la pizza il forno è altissimo e incandescente. Per forza, sì. Allora, cos'altro manca su quella focaccia? Ah, su quella focaccia mancano un po' di ingredienti, perché manca questo pesto alla siciliana, che quindi l'abbiamo fatto. Infatti ce ne sono molti in giro di ingredienti che dobbiamo collocarli. Esatto. Che l'abbiamo fatto con la ricotta, con i pinoli, con un pizzico di pepe. Ce la facciamo a completare. Dei pomodorini, sì. Miracolosamente erano apparsi anche i capperi. È quello io volevo dire. Però lasciamo per adesso, non erano ma questo solo per far capire che noi quello che promettiamo manteniamo. Questi sono i capperi che l'avevamo tirati fuori per l'avvocato direttamente, eccoli qua. Eccoli però qua. Siccome la scelta dello chef oggi era un pesto alla siciliana senza capperi, però avvocato, noi per lei abbiamo tutto. Noi abbiamo parlato con Carla anche di arricchire questa nostra tavola non solo con i produttori di vino, ma anche con i produttori di olio. Certo, olio, formaggio, salumi, per esempio. Noi in zona abbiamo tantissimi produttori. Facciamoli conoscere questi prodotti locali. Esatto, li vorremmo far conoscere. Aiutiamo produttori che hanno degli ottimi prodotti loro stessi, di qualità, e che magari spesso non sono conosciuti, per cui possiamo approfittarne per portarli qui e degustare, farceli spiegare, farci presentare anche magari la loro azienda, insomma. Sì, io quindi sono favorevolissimo. Fare un discorso un po' a 360 gradi. Perché noi abbiamo sostanzialmente qui nella nostra zona dei prodotti veramente straordinari. Straordinari, a partire dagli oli. Produttore di formaggio, il vino, esatto, pasta, gli ortaggi, tutto. E quindi possiamo veramente fare un discorso a 360 gradi, a partire dalla materia prima fino ad arrivare poi allo chef che realizzerà i piatti. Con quale cura Davide sta preparando il piatto. È fantastico lui, veramente. Anche di farvelo vedere. Naturalmente poi... Questo è il discorso che dicevo prima, quindi non mettere solo tutti gli ingredienti sulla pizza, è come se noi avessimo un piatto classico, d'accordo, come quando mangiamo il pane con la carne, esempio, d'accordo, certo. Quindi noi abbiamo questo piatto, abbiamo comunque il pane o la focaccina, che adesso comunque si incominciano anche nei ristoranti a trovare diverse tipologie di pane, e lo pucciamo, tra virgolette, se così possiamo utilizzare questo termine, no? Lo accompagniamo. Ecco, quindi il piatto praticamente della focaccina è ovvio che questo è una molti clienti vengono al mio ristorante e mi dicono ma Davide, sai, possiamo prendere quella pizza? È ovvio che nelle serate un pochettino più intense queste pizze richiedono dei tempi abbastanza lunghi di preparazione. Noi adesso usciremo con il nuovo menu gourmet a breve, però solamente nei giorni della settimana un po' meno impegnativi, un pochino più calmi. Qual è la giornata di chiusura di tutto? No, non abbiamo una giornata di chiusura. Non abbiamo una giornata di chiusura e ovviamente insomma. Quindi se vediamo un lunedì o un martedì potrebbe la cosa ideale. Assolutamente sì, noi siamo sempre a pranzo e a cena, forse un po' più. A pranzo e a cena, sì. Ah, anche a pranzo. A pranzo non facciamo
A pranzo non facciamo pizza, però insomma. Guardate che spettacolo oggi come avvocato, in questo suo esordio seduto, come le è andata bene? Oh, guarda, oggi mi è andata meravigliosamente bene perché... Divinamente bene. È uscito uno scenario fantastico, non solo per il tavolo imbandito, sia pure in maniera scarna e essenziale. Perché questa appunto è la base. Questa è la base. È la base, diciamo che è la base. La prossima volta avremo un decor. Ricordiamoci di avvertire Dorotea, perché lei poi deve uniformare il suo abbigliamento. Certo, l'abbigliamento allo stile della tavola, della trasmissione, di quello che verrà. Il colore dei capelli, ecco. Non chiedetelo a me perché io non sono performante. Io sono una che cambia spesso e volentieri, ma adesso tornare al color triglia dallo scuro diventa un po' difficile. Però siccome abbiamo tempo. Però possiamo mettere un sfumatura, qualche colorato, insomma. Bravo. Forma di pesciolino, adesso di si usano quei mascara per capelli colorati, può fare qualche avvertitemi quando si che io anch'io naturalmente venni con una cravatta color triglia. Sì, eravamo abbinati, quindi devo andare a scegliere un abito color triglia, se non ce l'ho nel guardaroba, qualche accessorio. Bene, ci siete? Noi siamo prontissimi. Io guarda, vengo ad aiutarti. No, adesso scusate, adesso i piatti ci togliamo da soli perché ci mancherebbe altro adesso che qui il servizio non è contemplato in questo momento. Potremmo arrivare a fare il discorso di noi, sala. Con l'aiuto dei cari amici dell'Istituto Alberghiero di Poppa possiamo pure prevedere. Che meraviglia! Ogni tanto un bel servizio. Oddio, quanto è bello questo! Meraviglioso. Hai notato Dorotea come ho notato già da quando ha portato la marmellata, hai notato come ha servito ho notato. Prima la signora e poi dalla destra ho notato. Questi sono piccoli accorgimenti che fanno capire che dietro c'è lo studio, c'è la preparazione, certo. C'è la regola. Vengo da un'istruzione molto decisamente migliore di quella che può essere scolastica, perché mio papà insomma è da una vita che fa ristoratore, quindi io è una tradizione. Ovviamente Marcello, lo ringrazio per avermi tramandato e trasmesso tutte queste questo pacchetto tra virgolette, no? La passione in primis, suppongo. La passione la devi avere tu dentro, non l'acquisti, non te la vendono e non la riesci però sicuramente invece tutti i consigli, tutto quello che lui poteva darmi, no? me l'ha tramandato ed è stato ben accetto. Adesso io vi racconto l'ultima pizza. Certo. E poi ci salutiamo, insomma. Poi ci salutiamo. Questa era la puntata numero 0. Purtroppo il numero 0 è andata ancora più veloce del solito, vero avvocato? Possiamo pensare di allungarla un po' il tempo della trasmissione? Io ero sicura di questa richiesta perché appena abbiamo iniziato ho detto l'avvocato seduto non si alza più. Ero sicura, avvocato, che questa formula... Le conciliava, ci piaceva. Questo dovrebbe sapere anche lui. Quando il commensale rimane seduto a tavola, vuol dire che sta bene, sì, è vero. Che è soddisfatto, che è tranquillo, bene, che è rilassato, cosa che e che gode. Dove ti trovi bene? Sì, ma è vero, perché a me molte volte i camerieri mi dicono: ma quelle persone sono entrate alle 8, sono le 11:30, ancora non se ne vanno. E dico: quello è un ottimo segno, quello perché significa che si sono trovati bene. Stanno bene. Allora abbiamo un minuto scarso per salutarci. Davide, raccontaci l'ultima pizza che non riusciamo. Vi racconto l'ultima pizza. Allora, quindi è una semplice focaccia. Sopra abbiamo messo della crema di piselli, dei gamberi saltati al cognac, dei porcini fritti, viene accompagnata con un pesto alla siciliano, un pesto siciliano, quindi fatto con ricotta, sale, pepe, pomodori raspo, che vabbè sono i pomodori al raspo, e del basilico. Questa è l'ultima presentazione. Grazie. Allora, grazie mille. Noi abbiamo fatto questa puntata a zero, però da lunedì partiamo alla grande. No, oggi abbiamo partito alla grandissima. Oggi siamo partiti alla grandissima. Oggi era una puntata dove abbiamo inserito anche la spiegazione delle novità. Volevo dire che alla grande, nel senso che partiremo secondo le idee programmatiche che sommariamente abbiamo illustrato. Io e Carla di focacce, anche non a Teramo, ma nei dintorni, le abbiamo assaggiate. Sì, ma diverse, posso ma dire queste... sinceramente diversi tipi. Buone come queste assolutamente mai. Quindi vero. Lo possiamo attestare veramente. Grazie di cuore, grazie. Complimenti. Grazie a tutti, grazie a tutti i tecnici. Come no. E speriamo che questa nuova avventura prosegua nel migliore dei modi. Noi ce la metteremo tutta. Con ovviamente. I nostri amici telespettatori che ci seguono, che ci apprezzano e ai quali cercheremo di
Ah, volevo dirle, prima di salutare, e poi salutiamo velocemente, intanto ovviamente ringrazio i tecnici perché per questa piccola aggiunta c'è stato bisogno, per chi fa televisione lo sa, chi non lo sa glielo voglio dire, insomma anche di un impegno maggiore da un punto di vista tecnico, li ringrazio, ovviamente tutti quanti non si tirano mai indietro. Volevo dire, me ne sono scordata perché poi apro 3.000 parentesi, le volevo dire che sul nostro sito c'è un saluto per lei e un ringraziamento da chi ci segue dalla Polonia, addirittura in particolare un saluto e un abbraccio per lei. Con questo possiamo salutarci, grazie, noi ci vediamo lunedì prossimo, vi ricordo che questa trasmissione ci sarà anche domani, dopodomani, giovedì, venerdì e anche sabato. Dunque, e poi quest'anno c'è una novità, abbiamo reintrodotto la replica che andrà in onda subito dopo il telegiornale delle 17, dunque alle 17.30 circa ci potrete seguire. Grazie, buon appetito. Grazie a tutti. Grazie.